Progettare applicazioni Android vuol dire progettare per la mobilità. Tieni sempre in mente lo scenario di utilizzo dei device mobile e delle applicazioni in esso contenute. Sono applicazioni utilizzate in movimento in cui l'utente non ha la vostra completa attenzione, in cui la vostra app, la tua app, non è al centro dei suoi pensieri. L'utilizzo delle applicazioni mobile è spesso inserito in un contesto spinto di multitasking, in cui l'utente potrebbe interrompere più volte il flusso naturale che tu hai immaginato dell'app perché magari sta ricevendo una telefonata o ha appena ricevuto un SMS. In più, chiaramente esistono dei limiti fisici, quindi schermi ridotti, controllo limitato, consumo della batteria, connessione alla rete non sempre ottimale e incostante. E un'altra cosa da considerare è che il download e l'upload di dati non è sempre gratuito per l'utente. Vediamo ora alcune delle operazioni che richiedono più risorse in termini di consumo della batteria, che hanno un alto impatto sulla batteria. Quindi l'utilizzo della rete in caso di cattiva copertura della rete mobile, il consumo è elevatissimo. Utilizzo di GPS, Bluetooth, NFC. Quando si evita lo spegnimento dello schermo, utilizzo della fotocamera all'interno dell'app o il riattivare lo schermo da uno stato di standby. Queste sono tutte operazioni ad alto impatto sulla batteria, che drenano la batteria. Vediamo invece ora alcune delle gesture più comuni e generalmente accettate dal modello mentale dell'utente da utilizzare nelle applicazioni. Allora, la più semplice chiaramente è il tocco semplice. Tocco e rilascio che lancia la funzionalità di base per il dato elemento. Poi c'è la pressione lunga, tocco, attesa e rilascio che permette di entrare in modalità selezione spesso. La selezione di uno o più item all'interno di una lista è l'apertura di un contesto al menu che permette di fare delle azioni sugli item selezionati. Poi abbiamo lo swipe che serve spesso per navigare tra le viste dello stesso livello gerarchico ed è anche utile per mostrare contenuti in overflow. Il caso classico è quello del navigation drawer. Il doppio tocco, che spesso viene utilizzato per ingrandire l'elemento se previsto e viene utilizzato anche per la selezione dei testi, sono doppio tocco, due tocchi in rapida successione. Poi abbiamo doppio tocco e drag che serve per ingrandire o ridurre lo zoom tenendo come punto di riferimento proprio quello del doppio tocco. L'applicazione di Google Maps è una delle migliori per testare questa gesture. Poi passiamo alla successiva che è la pressione a lungo con drag. Spesso questa gesture viene utilizzata per riorganizzare elementi o all'interno di una lista, o muovere elementi in un determinato contenitore. Poi restano le ultime due gesture che sono il pinch open e il pinch close, quindi tocco con due dita e movimento verso l'esterno, tocco con due dita e movimento verso l'interno. Il primo è utile per ingrandire il contenuto generale della vista, il secondo utile per rimpicciolire il contenuto sempre principale della vista che stiamo guardando. Uno degli errori più comuni è quello di creare confusione proprio qui, proprio nella gestione delle gesture supportate dall'applicazione. Per evitare problemi del genere, la strategia è di fare in modo che l'app risponda immediatamente a una determinata gesture e soprattutto non bisogna creare conflitti tra due o più gesture. Una delle sfide principali nel rilasciare un'applicazione Android di qualità è sicuramente garantire una buona esperienza sulle molte versioni del sistema operativo in circolazione e sulla moltitudine di device in commercio. Nell'immagine vediamo lo storico dei rilasci del sistema operativo da Cupcake a KitKat. È una distribuzione che potete trovare, un grafico che potete trovare sul sito Android Developer ed è costantemente aggiornato, quindi quando affrontate la progettazione di una nuova applicazione potete aggiornarvi andando su queste dashboard. Qui abbiamo, come dicevamo, lo storico dei rilasci del sistema operativo e qui possiamo vedere la distribuzione delle varie dimensioni degli schermi e delle varie densità. Quindi, da una parte abbiamo
una distribuzione ancora abbastanza consistente di vecchie versioni, dall'altra la necessità assoluta, visto l'altissimo livello della competizione, di creare un'esperienza utente unica, quasi magica, con la nostra app. La buona notizia è che da Android 4.0, quindi API Level 14, tutti i produttori sono tenuti a includere i temi Android Holo nelle loro distribuzioni. Questo è un fatto positivo perché? Perché partendo da qui è stato possibile definire una UI comune a molte app, unificando quelle che sono le linee guida generali e creando un'esperienza coerente e uniforme all'utente Android in generale. La Common UI definita prevede un'action bar in cui inserire le azioni veloci e la navigazione gerarchica sulle varie features dell'app, un navigation drawer in cui inserire la navigazione delle diverse sezioni dell'app e un content area. E come programmatori Android, probabilmente Min SDK version 14 potrebbe renderci la vita molto più semplice. Il problema è che nel momento in cui registro questo video, la distribuzione è quella che vedete qui. Quindi potrebbe subentrare la necessità di dover fornire supporto a utenti con vecchie versioni del sistema operativo. Retomeyer, durante il Google I/O 2013, suggeriva di creare la migliore esperienza possibile, la miglior app possibile per tutti gli utenti, specialmente quelli che usano gli ultimi device in commercio, perché effettivamente quelli sono il vostro target, considerando che centinaia di migliaia di nuovi device vengono attivati ogni giorno e che vengono rilasciate nuove ed utilissime funzionalità dal team di Android nelle nuove distribuzioni. Quindi, se il consiglio arriva da Maier, è uno di quelli da seguire. Il mio è di creare un'esperienza unica, scorrevole e piacevole a chiunque, con un occhio di riguardo chiaramente a chi ha device di ultima generazione. Ovviamente, tutto ciò richiede un supporto corretto per la maggior parte degli schermi e diversi DPI. Nulla vieta comunque di continuare a mantenere una versione della vostra app per le vecchie piattaforme, grazie al supporto multiplo per i vostri APK. Potete trovare maggiori informazioni a questo link. È davvero tutto per ora, vi invito a seguire i prossimi video dove approfondiremo i singoli UI pattern definiti dalle guidelines di Google per capire esattamente quali scenari applicarli. Qui trovate i miei riferimenti per qualsiasi tipo di suggerimento o domanda e il prossimo appuntamento in cui parleremo della struttura dell'applicazione e come implementare una buona navigazione. Ciao!